Bentrovati. Per maglia in pillole vi faccio vedere come caricare sul ferro da maglia i punti con l'uncinetto. Sul canale ci sono già un paio di metodi alternativi, uno con il filo avvolto, un altro con l'uncinetto tunisino, e invece questo è fatto con l'uncinetto classico. Vedete che non abbiamo bisogno di lasciare la codina, ma lasciamo giusto quel poco che ci serve per poi fissare il lavoro. Disfo tutto il mio lavoro e vi faccio vedere come procedere. Generalmente, quando noi avviamo i punti con l'uncinetto, siamo soliti fare il nostro cappietto iniziale in questo modo. In questo caso non andremo a fare il cappietto, ma andiamo sotto al filo, facciamo solo una leggera torsione, teniamo stretto tra il pollice e l'indice, prendiamo il ferro e lo mettiamo sopra al filo. Portiamo il filo sotto, l'uncinetto sopra, carichiamo e andiamo a fissare l'occhiello. Il primo è un poco complicato. Andiamo a fissare l'occhiello all'uncinetto. Tiriamo la codina e continuiamo a caricare i nostri punti. In questo modo il filo lo dobbiamo portare sotto al ferro, carichiamo ed estraiamo la solina. In questo modo andremo a caricare i nostri punti sul ferro. La cosa importante è portare il filo sotto al ferro ed avere l'uncinetto sopra. Porto il filo sotto, carico l'asola e la vado ad estrarre. Porto il filo sotto, carico l'asola e la vado ad estrarre. E montiamo tutte le maglie necessarie al nostro lavoro che andremo a fare. Quando avremo finito di caricare le nostre asole, prendiamo l'ultima, la portiamo sul ferro e siamo pronti per la lavorazione. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!